10 giornate disputate, 16 punti conquistati e sesto posto in classifica a 3 punti dalla zona playoff. Procede secondo le previsioni il campionato di prima categoria pugliese della Virtus Andria dopo 5 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, di cui l'ultima domenica scorsa contro il Borgorosso Molfetta. Diciamo che alla fine stiamo rispettando il nostro ruolino di marcia. Sapevamo che domenica sarebbe stata difficile a Molfetta e così in effetti si è rivelato. Abbiamo fatto una bella partita, però tutto sommato abbiamo dovuto lasciare il passo all'avversario, che è un attimino più attrezzato di noi. Alla fine la fotografia iniziale sta rispecchiando quello che è l'andamento del campionato. Non c'è tempo per guardarsi indietro, ora in programma ci saranno altre 4 partite prima della sosta natalizia, necessario un filotto per poter rimanere aggrappati al gruppo di testa e presentarsi pronti al ritorno dalle vacanze per la sfida con la corazzata Manfredonia Calcio. 4 partite, di cui 2 in casa e 2 fuori, dobbiamo cercare di sfruttare possibilmente in pieno almeno le 2 giornate tra le mura amiche e guardare con fiducia anche in trasferta su qualche risultato positivo. Poi ci sarà la sosta e poi l'ultima di campionato del girone di andata. Praticamente andiamo in un altro campo difficile, quello di Manfredonia. Quindi dobbiamo cercare il modo di sfruttare il più possibile questo tratto di campionato, dove magari possiamo mettere ancora più punteggio, ancora più linfa nella nostra classifica. Domenica 2 dicembre sarà sfida contro il Real San Nicandro. Io mi auguro che i ragazzi abbiano, diciamo, superato quello che è stato un momento difficile che abbiamo avuto dopo la sconfitta con il Borgorosso, perché c'è stato un confronto è in società e nello spogliatoio, e quindi siamo ripartiti un po' tutti con un'aspettativa di dover subito riprendere il cammino che abbiamo purtroppo interrotto a Molfetta.